Questa mattina i carabinieri del nucleo investigativo di Ragusa hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro beni. Nello specifico si tratta di una misura di prevenzione patrimoniale emessa ai sensi del codice antimafia dal Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo etneo, nei confronti di un pluripregiudicato vittoriese, uno storico esponente del gruppo criminale locale della Stinta. Il valore dei beni sequestrati ammonta a circa 2 milioni di euro ed è costituito da due complessi aziendali, i beni strumentali a questa attività, i conti correnti e tutta la struttura necessaria per far funzionare queste due aziende. Si tratta di un risultato molto importante per il contrasto alle associazioni di tipo mafioso presenti sul territorio della provincia, in quanto fondamentale come strategia per seguire questo tipo di attività criminose, sia con indagini di tipo penale, sia con attività investigative nel settore patrimoniale, per sottrarre a soggetti inseriti in circuiti criminali mafiosi beni illecitamente acquisiti, soprattutto quando questi beni vengono poi impiegati in strutture produttive che possono, per il solo fatto dell'appartenenza del titolare a cui è riconducibile questa struttura, inquinare le normali dinamiche di mercato e alterare la normale concorrenza.